nell'area vestina c'è stata un'accelerazione negli ultimi tempi su tutti gli argomenti che sono più a cuore dei cittadini, perché siamo partiti con i lavori all'ospedale di Penne, abbiamo riclassificato l'ospedale San Massimo, poi abbiamo avuto la possibilità di attirare nuovi imprenditori, è arrivato Brunello Cucinelli, mancava il discorso sulla viabilità per avvicinare la zona vestina sempre di più alle aree metropolitane, quindi all'area costiera, e questa opera che si aspetta da 40 anni ormai diventa, diciamo, realtà, quindi sono finiti i tempi, diciamo, delle chiacchiere e sono arrivati i tempi dei fatti. In questi 5 anni abbiamo lavorato come governo bene e abbiamo avuto anche la fortuna che i cittadini hanno riconosciuto questo immenso lavoro e ci hanno confermato la guida della Regione Abruzzo. L'unico modo per evitare lo spopolamento: negli ultimi anni le aree interne hanno perso molti cittadini perché hanno avuto la possibilità di trasferirsi altrove, perché purtroppo c'è bisogno di sanità, di lavoro e di viabilità. È proprio per questo che il governo regionale è riuscito a lavorare su tutti questi temi. Adesso giustamente dobbiamo aspettare la realizzazione, ma questo arriverà in tempi brevi e quindi noi aspettiamo con ansia, essendo anch'io cittadino vestino, sono felicissimo di questo. E tramite MIT, ANAS, quindi sono arrivati 64 milioni, questi 64 milioni serviranno a utilizzarli per il tragitto che va dal Contrada Blazzano da Penne fino a Passo Cordone, e poi ci sarà anche un secondo tratto che sarà fatto in seguito. Questi sono sicuramente importanti e la Regione Abruzzo è riuscita a non far scappare questi fondi e a farli arrivare nel nostro territorio.